Buonasera amici di Griglia di Partenza, benvenuti in questa 39esima e ahimè ultima puntata di questa stagione straordinaria di Griglia di Partenza. Insomma, abbiamo vissuto un anno ricco, ricchissimo di motorsport, tantissime gare spettacolari vi abbiamo eh, mostrato, abbiamo veramente spaziato con argomenti sensazionali e poi insomma c'è stato un po' anche un cuore rosso che ha pulsato forte in questi studi perché la Ducati torna a vincere con un pilota italiano quale appunto Pecco Bagnaia e poi la Formula 1 ci ha regalato veramente eh, tantissime emozioni eh, solitamente i ringraziamenti a fine di una stagione si fanno alla fine della puntata ma io vorrei farli sia alla fine ma anche all'inizio io volevo ringraziare veramente tantissimo in primis tutto lo staff tutta la redazione di Telenova che mi ha dato questa Grandissima opportunità di essere al timone di una delle trasmissioni più blasonate del motorsport in tutta Italia. E poi ancora, naturalmente, a voi telespettatori che ci avete tempestato con chiamate, messaggi e avete, ci avete fatto sentire il vostro calore anche dopo la diretta sui social, scrivendoci. È stata veramente un'annata bellissima che abbiamo eh, trascorso insieme e sono contento che tantissimi telespettatori non vedevano l'ora del giovedì sera per seguire in diretta dalle ore 21 alle 22.30 su Telenova questa bellissima eh, realtà sul canale 18 del digitale in tutta la Lombardia scusate se mi sono dilungato un po però oggi è l'ultima puntata e i ringraziamenti andavano sicuramente fatti ma li faremo anche alla fine della trasmissione e poi ancora naturalmente io devo ringraziare i miei fidi navigatori che mi hanno accompagnato in queste 39 puntate in primis la mia navigatrice d'eccellenza, Rachele Scoditti. Ciao Riccardo, è stato assolutamente un piacere eh, navigare insieme a te in questa avventura. Questa bellissima avventura che ahimè è giunta alla conclusione, almeno per questo 2022. E poi devo ringraziare, purtroppo mi tocca farlo, quando sono solo le 21.04, Antonio Caruccio, giornalista sportivo, che dovete sapere... <ride> Dovete sapere che... Purtroppo Riccardo è stata una sofferenza. Ah sì? Eh, Un'infinita sofferenza, nove mesi, un parto sofferto, soffrente, ma finalmente non ti vedrò almeno per tutta la pausa invernale. Bugia, Sono bugia. Sono molto contento, ci perché... vediamo finita la trasmissione. Esatto. Questo, <ride> ti ho visto stamattina, eh, purtroppo è un peccato. Vabbè, vabbè. Comunque veramente grazie, al di là delle battute, io ti voglio ringraziare veramente per il tuo grande supporto giornalistico. È stato un onore ed un privilegio ricchi, come l'hai detto tu, insomma, essere parte di questo anno 2022 di una trasmissione storica, lo abbiamo ricordato anche sui social insomma quando ero ancora pesavo già 150 kg ma avevo 14 anni e seguivo grille di partenza dal divano di casa insomma ritrovarsi dall'altra parte della telecamera è stato soprattutto dal punto di vista professionale comunque un obiettivo raggiunto. Bene, grazie mille e smetteremo di litigare, però sai che piacevano i nostri siparietti al gentil pubblico. Io anche a me ragazzi <ride> la settimana scorsa non pensavo neanche di avere le vene sul collo <ride> <ride> è un pensiero del cazzo, cos'è che hai detto? No, ma non, siete, non, non, adesso, eh, non essere volgare, inutilmente. Va bene, grazie mille ad Antonio Caruccio. E poi ancora io devo andare questa volta a presentare gli ospiti di questa ultima puntata 2022. Partirei col farlo eh, dal pilota David Fumanelli, che è già stato qui. Ciao Ricky, buonasera a tutti, sai che stasera ti cazzieremo eh, un mi po', mi aspetta una bella shitstorm, lo eh so, sì lo so, perché per dovete sapere, esatto, che David Fumanelli non più tardi di maggio di quest'anno aveva detto che Pecco Bagnaia era completamente spacciato e secondo voi non potevamo invitarlo, eh? <ride> esatto, Do non potevamo invitarlo all'ultima puntata insomma per fargli un po' di sfottò, eh, come no? Anzi, grazie per essere venuto e caricarti sulle sono spalle pronto, sono pronto. di questo compito. È un e poi, uomo che si assume le sue responsabilità, contrariamente a te, finalmente un uomo che perché si perché assume le sue non mi respons respons le responsabilità. Io sono responsabile che la gente piace quando litighiamo. Cioè, no, vabbè, ma questa puntata però non litighiamo promesso però dovete sapere ragazzi che a fine trasmissione io e Rachele faremo un grandissimo anzi forse anche prima di fine trasmissione faremo un grandissimo gioco di prestigio per tutti gli amanti maghi maghetti magò faremo un grandissimo gioco di prestigio e proprio dagli studi di uh, Telenova faremo sparire Antonio Caruccio eh. con una magia che non avete mai cioè, visto avessi pensato 35 settimane fa <ride> Ci 39 settimane fa vabbè qualcuno fa Potevano fare. Ah, ok, va bene. Comunque, abbiamo un'altra giornalista sportiva questa sera che è tornata a trovarci per l'ultima puntata. Lei è giornalista sportiva per Sky Sport per quanto riguarda la MotoGP, Ludovica Guerra. Ciao Ricky, grazie per avermi invitato, grazie Raki, grazie Antonio, è un onore essere qui con voi in quest'ultima super super puntata. E poi ancora, grazie a te, Ludo, abbiamo un altro pilota, quest'anno impegnato nella Formula 3 quindi categoria che corre con, eh, nei weekend della Formula 1, Federico Malvestiti. Ciao Ricky, buonasera a tutti grazie dell'invito. Si può partire, ma prima, no, prima diamo i contatti. Prima diamo i contatti. Possono, potete chiamarci in diretta come ovviamente fate ogni giovedì sera allo 02 43 43 -34 -34, oppure inviarci un sms non un whatsapp. Ve lo ricordiamo anche all'ultima puntata al 335 77 -99 299. Quesito dell'ultima puntata. Rachele Scoditti ha trovato il fidanzato? Sì. Però però, però Attenzione <ride> attenzione. però è un segreto, non lo sa nessuno, neanche lui. Ma infatti cioè, ci stavo rimanendo male. No, comunque, ma infatti, dopo nove mesi a menarcela per trovare il fidanzato ragazzi, <ride> cioè, non ci dice niente. C'è ancora un'ora. e... Mezza scarsa, eh, eh sì, eh, vediamo se qualcuno si propone. Se mandate il Il cibì, con, con grande piacere per l'ultima puntata, non potevamo non chiamarlo. Lui è stata veramente una pedina molto importante di questa stagione di griglia di partenza. Giornalista sportivo, Jacopo Rubino. Buonasera, Jacopo. Buonasera, Riccardo, buonasera a tutti. Ci sei mancato? È un po' che non ti collegavi. È vero, ma anche voi mi siete mancati e non volevo saltare almeno l'ultima puntata. Anch'io qualche viaggetto in questa navigazione l'ho fatto con voi, dai. Bene, bene. Eh, noi ti ringraziamo per il tuo grande supporto. Ma partiamo con la puntata, cara raki! Subito! Bene, la stagione 2022 di Formula 1 è andata naturalmente in archivio, ma sono tanti i temi che vogliamo affrontare in questa eh, serata. Ricordiamo fino alle 22.30 in vostra compagnia. Io inizierei con una cosa un po' particolare, Antonio. Promossi e bocciati. Yes. Eh, sì, sì di, di, difficile non è, non è facile no, trarre, trarre dei bilanci a fine stagione anche perché insomma, sono sempre più forti alla memoria le delusioni o le sorprese di, inizio, di fine anno di quanto non siano quelle di inizio stagione Beh, sicuramente promossa la Red Bull e Max Verstappen che sono eh, campioni del mondo, confermato l'olandese e il ritorno invece al titolo per quanto riguarda gli austriaci eh, bocciati insomma, si, fa, si fa fatica no, a, a, a non dare come per negativa forse l'epilogo della stagione Ferrari, anche se Ricchi eh, va ricordato che comunque questa Ferrari arrivava da due anni molto difficili, una Ferrari che è tornata a lottare per il titolo. Io non credo si possa definire delusione. Ma vogliamo partire dai bocciati? Facciamo un giro? Sì, dai, David ma per me bocciati. stai attento a, li... a quello che dici. No, a, a livello <ride> piloti, sicuramente. <ride> Anche se è un nome più da, da centro classifica, Gasly che ha, dopo degli anni fantastici con l'Alfa Tauri ha fatto una delle annate forse sue più brutte, specialmente nel finale di stagione ha sofferto tantissimo il confronto col compagno di squadra. Ehm, a mio malgrado dico anche Hamilton perché ha sofferto a inizio stagione il fatto di non avere tra le mani una vettura competitiva e nei confronti del compagno di squadra si è un po', un po perso. E. Ehm, e poi sì, giustamente la Ferrari è un po' a doppia faccia, nel senso che... Guardando il potenziale che aveva inizio stagione può venire da pensare che eh, si siano persi via e che quindi sia più un, un insuccesso che, che un, un, un progresso rispetto alla stagione precedente, però è anche vero quello che ha detto Antonio che arrivavano da due stagioni fallimentari, quindi finire secondi sia nel mondiale team che piloti non è da buttare Ludovica velocissimamente che poi abbiamo una telefonata. Guarda Ricky, vado super veloce, per me più che dare promossi e bocciati è stata magari da un certo punto di vista su molti piloti una questione altalenante, quindi magari c'erano delle sorprese. A partire già, magari, dal venerdì delle libere, nelle qualifiche e nelle gare. Quindi è stata proprio una stagione, eh, come diceva prima Antonio, con delle conferme, con delle sorprese, però sia in positivo che in negativo. Quindi non mi sento così di dare un giudizio super sferzato. Poi, insieme a Ludovica parleremo anche di. Eh, di... Padroni e eh, ti, aspettavo, ti, esatto. ti aspettavo perché all'inizio dell'anno con la MotoGP diceva che era un campionato senza né padri né padroni, no? Senza padrone, senza padrone, senza padrone. esatto. Poi ne parleremo. Ma prima abbiamo una telefonata. Pronto, buonasera. Buonasera, sono Esteriano di Castresato. Ma buonasera, Estasiano, è un piacere. Eh... Prima cosa, sono contento e un cono di navigato con voi non ho capito vedere, scusa stasera. buon anno e buon Natale buon noi. a tutta la relazione a tutti i tuoi ospiti guarda grazie eh, ci hai chiamato tante volte hai fatto anche delle domande molto intelligenti sul motorsport e noi ti ringraziamo per tutto l'affetto che ci hai dato e l'ultima volta ti volevo ringraziare anche per avermi dato super ragione nei confronti di Antonio Caruccio sulla eh, questione eh, esatto, <ride> esatto. Eh, adesso, adesso noi Adesso noi, fino al 2023, con che cosa navighiamo? Eh, con le repliche, da guardare su YouTube. Il problema è quello lì, spero solo di conoscervi all'autodromo di Francia Corta. Ah, guarda, spesso ci siamo, quindi ti facciamo sapere quando andiamo e ci beviamo un caffè volentieri. Volentieri anche a voi, buona serata. Grazie, Stasiano. Buona auguri a tutti grazie Stasiano grazie davvero vedi questo è il bello di Griglia di partenza ma di quest'anno ma Ricchi guarda io ho messo da parte dei messaggi per leggerli dopo ma ci stanno tempestando di messaggi per noi c'hai per... l'occhio lucido c'hai l'occhio lucido no, non farmi commuovere in no, diretta esatto Federico velocissimamente bocciati di quest'anno ah, a mio malgrado io metterei Daniel Ricciardo come pilota purtroppo non è riuscito a riprendersi da in queste ultime due stagioni, tolto l'esplosivo di Monza. E poi, come, come team, metterei comunque eh, l'Aston Martin, che nonostante il potenziale del team, ha eh, faticato. Jacopo? Tra i, bocciati, Tra i bocciati, forse a mio malgrado, devo dire anche Mick Schumacher, eh, che ha disputato una stagione non all'altezza delle aspettative, ha commesso alcuni errori, forse nella fase più decisiva. E purtroppo il giudizio è stato quello della mancata riconferma in Formula 1. Ecco, secondo te Jacopo giusta la non riconferma da parte della Haas per il pilota tedesco? E, diciamo io credo che la Haas sia un team che non, non valorizza pienamente i giovani e questa è stata una dimostrazione. Forse in un ambiente dove era messo in condizioni migliori Mick Schumacher avrebbe potuto rendere maggiormente e con più serenità. Ecco, eh, tra l'altro potete dirci anche voi la vostra sui promossi e bocciati eh, di questa stagione 2022, potete interagire con me, ma vogliamo con noi, scusa, scusate abbiamo qualche messaggino da leggere. Per legge. noi. Per noi? <ride> dai, leggiamone leggiamo uno a caso, dai. Allora, intanto mentre che li seleziona vorrei sapere da parte di Caruccio chi sono invece adesso i promossi. Oggi essendo ultimo giorno di scuola, sai, è come quando andavamo alle superiori, no? Se le abbiamo fatte, eh. parla per te Nel caso, <ride> quando andavamo alle superiori, dopo si andava davanti al tabellone e dicevi, 'C'erano i quadri'. Il piccolo Van Gogh, beh, esatto. sicuramente promosso Russell perché insomma aveva un compito non facile, quello di gestire un compagno di squadra come Luis Hamilton lo ha fatto e è riuscito persino a vincere nell'anno in cui invece Hamilton non ce l'ha fatta, è vero che è solo un dato statistico, però eh, la querella anche no, della riconferma di Hamilton in Mercedes in qualche maniera è anche figlia degli ottimi risultati di Russell con una Mercedes che ha un potere d'acquisto superiore a quello che potrebbe essere quello di Hamilton, magari finché era solo Bottas come compagno di squadra. Ok, eh, per te David, ma eh, velocissimamente? Ma per me Verstappen perché ha dato una prova di forza incredibile. Specialmente inizio stagione dove non avevano la vettura migliore, e... ha fatto davvero una stagione fuori di testa. Quindi Verstappen per David Fumanelli. Io rispondo alla telefonata velocissimamente. Pronto, buonasera. Buonasera, buonasera. Giuseppe da Culturano. Si, sì. <ride> che occhio ormai con i nostri telespettatori. Che come... occhio, per telefono, che occhio, sei un grande. <ride> che sei un grande, sei un grande. Carruccio, abbiamo promesso, io litigare. Allora, allora. Ecco, ecco. allora, allora. Giusto Giuseppe, vai. Qual è la tua domanda? Spegni, metti in muto la televisione, se no ti, ti ritorna l'audio. Volevo chiedere, ma nel 2026 Ferrari e Renault ci saranno... E Jacopo, vuoi rispondere a te velocissimamente? Eh, sì è eh, una sì, domanda eh. legittima allora io credo di sì sicuramente almeno nel caso della Ferrari ma c'è un discorso di trattativa eh, sull'adesione ai regolamenti delle Power Unit 2026 che è ancora in sospeso quelli per cui in realtà ha già firmato Audi che vedremo debuttare in Formula 1 però probabilmente si sta limando si sta cercando di trovare una quadra tra tutte le parti interessate ma io credo che ci saranno assolutamente Ok, Giuseppe, sei a posto? No, no bene. Vai, possiamo aiutarti, Giuseppe. Volevo chiedere poi, che ne sarà della Porsche e di Andretti? Ce l'ha già chiesto la settimana scorsa, se non sbaglio. Eh, magari c'erano aggiornamenti, però purtroppo Giusto. ancora non ci sono. Andretti, però, è legato, Giuseppe, a quello che dicevi tu per quanto riguarda Alpin, perché potrebbe essere il secondo team dell'Alpin. Porsche, invece, sembra in qualche maniera essersi un po' congelata la trattativa per l'ingresso. A meno che non ci sia un accordo all'ultimo con un team come potrebbe essere McLaren. Ma insomma, in questo momento la trattativa Red Bull si è ovviamente conclusa, anche perché, come diceva Jacopo, parte del contendere del potere del vetto della Ferrari dipenderà proprio dal fatto che Red Bull non abbia i privilegi che verranno dati invece ai nuovi costruttori di motore. Bene, noi andiamo in pubblicità, intanto Rachele aveva selezionato una... un messaggio a caso dai nostri telespettatori. E adesso senza la fascinosa Rachele, Ricchie e il caro Caruccio, il giovedì che fa Tizio69? Eh, beh, un sacco di cose comunque, dai. <ride> il giovedì comunque continuano. Il giovedì non così giovedì così divertente. Tra l'altro è con di lei il notizio numero uno. Sì. Dai, vai da Fumanelli. Chi ti esatto. Fumanelli. Andiamo vai a, a casa Bercino Fumanelli M10, eh? Offro io andiamo a be berci uno spritz alle M10. Ma il nel programma per il giovedì. Eh. Esatto. Il giovedì <ride> anni fa, il giovedì non costava meno andare al cinema, mercoledì. Di mercoledì, eh, hey, forse all'esmo dipende. Il clima, <ride> Va bene, Santa. ma allora, noi, cinema di noi dobbiamo andare un attimino in pubblicità. Il nostro rientro è ancora tanto tantissimo. Motorsport in questa special edition uh, griglia di partenza. Ti è piaciuta, Garuccio? Special edition è eh, Christmas. Quasi <ride> a tra poco. <ride> Rieccoci qua, giovedì. Primo dicembre, ore 22, 21 e 21, che è uguale il 21 e 21. 20. Dipende dal fuso orario. <ride> esatto, e stiamo parlando di promossi. E vogliamo chiedere anche a Federico Malvestiti il suo parere su questa stagione 2022. Ma io, sicuramente, metterei tra i promossi Max Verstappen. Comunque, in una stagione lunghissima, non ha mai sbagliato un colpo. E poi metterei Lando Norris, che a parità col compagno di squadra lo ha, lo ha demolito praticamente a tutte le gare quindi due Verstappen, uno Lando Harris, tre Verstappen e due Russell perché comunque Verstappen tre, è stato, tre Russell. Tre Russell, stato il mattatore di questa, di questa stagione dominata interamente da lui con, con la Red Bull e poi comunque Russell che si è confermato davvero un pilota in crescita ed è riuscito a portare poi eh, la Mercedes a vincere eh, a differenza invece poi di Hamilton che purtroppo non è riuscito a portare a casa il suo record di eh, vittoria poi del, nel, nel mondiale Sappiamo che i nostri ci sono molti telespettatori ferraristi, vorrei chiedere velocissimamente a Jacopo Rubino come valuta la stagione Ferrari, e Leclerc e Sainz. Allora io ribadirei un concetto, cioè che la, la Ferrari ha espresso o ha tirato fuori almeno inizio stagione una macchina superiore alle proprie capacità di team come si è visto, tanti errori di strategia e io credo anche qualche eh, debolezza dal punto di vista politico, come nel caso della direttiva 39, la direttiva tecnica, e quindi magari non bocciata la Ferrari ma rimandata e senza però Mattia Binotto l'anno prossimo al ponte di comando. I piloti li promuoverei, sia Charles Leclerc che Carlos Sainz, su Leclerc c'erano enormi aspettative ovviamente che ha per buona parte anche rispettato poi si è trovato a subire anche il calo di competitività della macchina un consiglio che, li, che darei a Leclerc non richiesto è forse di prendere un po' più in mano la situazione quando si tratta di decidere con le strategie o con situazioni dove magari i Verstappen o gli Hamilton sono bravi invece di imporsi Bene. Ha tenuto banco per tutto lo scorso, lo scorso inverno il tema della direzione gara. In che modo la Formula 1 ha provato a risollevare la propria immagine? Secondo voi ci è riuscita? Perché oh. provarci? È un conto. È un... Eh, non l'ha fatto purtroppo Rachele, non, non l'ha fatto. Cioè, non abbiamo avuto una direzione gara che abbia dato in qualche maniera no, l'apparvenza, la il barlume di avere una una retta via abbiamo continuato a vedere delle discrepanze di caso in caso abbiamo continuato a vedere delle discrepanze nello stesso Gran Premio no? Brasile 2021 con Brasile 2022 e, e forse proprio la direzione gara continua ad essere in questo momento uno dei punti deboli no? di questa Formula 1 una Formula 1 che è esplosa letteralmente dal punto di vista del seguito e della popolarità ma che poi non riesce a dare una continuità dal punto di vista dell'applicazione delle normative sportive ecco ci sono state tra l'altro grandi polemiche su vari fronti partirei da quella tecnica, ovvero la DT39, che sulla carta ha riportato la Mercedes ad essere competitiva nel finale di stagione, eh, Jacopo. Sì, ovviamente, quando si cambiano, si aggiustano le regole in corsa, poi ci sono storicamente sempre state polemiche. E la Mercedes probabilmente sarebbe venuta fuori lo stesso sulla distanza, io credo che comunque è un team che non ha mai smesso di sviluppare durante la stagione, anche perché voleva capire dove era debole questo progetto della W13. E, è più evidente secondo me invece il fatto che da quando è stata introdotta la direttiva è la Ferrari ad essere crollata a livello di competitività da, da Spa-Francorchamps in poi e, e decisamente questo forse dimostra che eh, la Ferrari era un po' sul, in una zona grigia del regolamento e però appunto è stato aggiustato in corsa e questo secondo me non è mai bello dal punto di vista sportivo. Budget Cup? Sì, perché non meno caotica è stata proprio la, budget, la, la questione della Budget Cup, che al primo anno di introduzione ha creato subito grandi polemiche e anche delle sanzioni. David, cosa ne pensi di questa Budget Cup da pilota? Ma allora, sicuramente un po' anche, rilacciando il mio discorso della direzione sportiva, siamo arrivati in una Formula 1 che è piena di regole e cavilli e in delle gare che spesso hanno episodi soggettivi, secondo me... Si fa fatica ad avere sempre un, um, un risultato che, che faccia contenti tutti e secondo me bisognerebbe tornare a snellire un pochino questi regolamenti e lasciarli un po' più liberi nel bene o nel male di, di correre. Per quanto riguarda il budget cap, ehm, lì la verità la stanno solo i team, nel senso che poi anche a livello media hanno fatto trasferire solo poche informazioni. Sicuramente la penalità che ha preso la Red Bull non è così scontata e minore come molti sostengono. Perché è una riduzione importante del, della possibilità di sviluppo in galleria del vento? Si farà sentire, secondo me. Dici? Sì. Vedremo l'anno prossimo, prossimo. Sono arrivate un po' di domande. Sì. A proposito di anno prossimo, possiamo promuovere le auto 2022? Pensate che nel 2023 i team si avvicineranno in, avvicineranno in prestazione, i soliti staranno davanti. Buone feste, uh, velocissimamente. Antonio. No, allora abbiamo visto un cambio ovviamente regolamentare no? dal 2021 al 2022, e verso fine stagione, un, un ottimo ricompattamento del gruppo, soprattutto dei primi tre. Bisognerà vedere poi chi ha ancora qualcosa nella manica. Ricordiamoci che dopo tutta la polemica della Budget Cup non è mai arrivata l'ultima evoluzione della Red Bull. Quindi è verosimile e quanto probabile che gli austriaci abbiano effettivamente ancora qualcosa per ribadire la loro superiorità. Ecco, ma secondo Jacopo Rubino, come si può migliorare questo? Uh, effetto budget cap cioè come si può monitorare, monitorare meglio l'andamento uh, dei vari valori dei, dei team durante il corso della stagione e mi fai una domanda difficile riccardo ci vorrebbe un, un esperto di, di finanza quasi per arrivare a questo punto perché le, le voci di rendicontazione sono infinite, abbiamo visto anche la Red Bull eh, ad esempio eh, um, che aveva le voci relative al catering come, come punto di contestazione. Eh, per me l'idea del budget cap è nobile e l'ho accolta sinceramente anche con un, un certo entusiasmo, però come si temeva sin dall'inizio eh, la difficoltà è proprio cercare di eh, disciplinare e controllare in modo trasparente eh, la gestione dei conti. Se però diamo un po' di fiducia a questa regola, credo che con il passare degli anni, più che le, il regolamento tecnico, sia questo a poter equilibrare i team in pista e avere più spettacolo. Un po' al desk, Rachi, che, esatto. Rocky, no, che esatto. è un po' impazzito. Stasera. È impazzito perché io ho detto del mio finto fidanzato e qua già immaginano il mio matrimonio. Immagino oh. il matrimonio di Rachele con Caruccio e Scarlato, testimoni a far baruffa <ride> sull'altare. No, no, dai. <ride> io posso dare una plus four per andare all'altare se può servire. Carina, l'hai guidata anche tu. Non ti è piaciuta? Ah, sì, quella di oggi. Quella blu, quella blu. La è Morgan. Quella blu. È vero. Oggi siamo, oggi siamo stati a un bellissimo evento di Romeo Ferraris dove c'erano delle vetture straordinarie e magari appunto potrebbe essere... Per il essere... matrimonio ti diamo la plus four. Esatto Chissà. Però vogliamo il tag su Instagram Vabbè ovviamente, mi sembra, il minimo. Eh mi sembra il minimo Bene, ma leggiamo qualcos'altro Raki? Inizio stasera il conto alla rovescia per aspettare marzo con una nuova stagione di griglia di partenza. Non vedo l'ora di rivedere questo fantastico staff. Competenti, professionali e sicuramente molto simpatici. Arrivederci a marzo 2023. Ti ringraziamo che ci vuoi rivedere anche per i simpatici sui competenti. No, <ride> lo, lo valuteremo. Antonio, sto scherzando. Sul simpatico, sì, perché sei antipaticissimo. Vabbè, sei competi competitivo. competitivo. Sei competitivo. Sei adorato i nostri David Fumanelli e il nostro Federico Malvestiti. Ma vuoi leggere qualcos'altro sì, al volo? Sì, perché c'è uno che ti risponde alla cosa del cinema. Ma volete mettere griglia di partenza col cinema? Molto meglio la vostra diretta. E che dire di Rachele e Ludovica? Serata epocale. Beh, ragazzi, allora, i bonifici li mandiamo a stretto giro. Di solito paghiamo con un 90-120, però, eh, insomma, iniziate a mandarci le coordinate bancarie. Beh, sono gentilissimi i nostri interi. Finché paghi tu, va bene. I nostri ehm. telespettatori. Ma andiamo avanti con la scaletta o se vuoi leggere qualcos'altro. Leggo l'ultimo. Sì, anche perché dopo <ride> c'è da parlare a lungo di Mattia Binotto. Eh? Ok, ecco qui. Purtroppo, ultima puntata. Vi ringrazio tantissimo per tutte le emozioni che ci avete regalato. Ci mancherete tutti fino a marzo 2023. Buone feste a tutti, bravissimi. Grazie. Ah sa già che iniziamo a marzo. Eh? Ah, eh. ma anche l'altro ha detto che fa il conto alla rovescia fino a marzo. Eh, bene, bene. Dai, speriamo di essere ancora della partita. Io vado a ringraziare Jacopo Rubino. Allora, Jacopo, prima di salutarti, io vorrei chiederti una cosa: da grande appassionato, nonché competente in materia, ti vorrei chiedere secondo te chi vincerà il campionato del mondo 2023 di Formula 1? Mi devo già esporre con sei mesi d'anticipo. Eh, io... Mi sa che lo rivince Verstappen. Okay, ragazzi, qua a contare, terrificanti. <ride> perché, cioè, a marzo <ride> sono quattro mesi. Siete veramente orrendi in matematica. Hai, no, hai ragione. No, però... sai, scusami, Jacopo, sai perfettamente che ho difficilmente torto. Però ti ringrazio <ride> per averlo hai detto. Hai ragione anche <ride> su questo. No, avete, avete torto tutte e due perché... Il campionato Dai. finisce tra un anno Va quindi bene. in quattro mesi non penso che. Vabbè, comunque. Ciao. Max Verstappen? Secondo te, Jacopo? Sì, mm, penso che la Red Bull, nonostante le penalizzazioni, partirà ancora con un bel vantaggio anche perché i soldi li può spendere su altre parti della macchina che non sono <ride> l'aerodinamica. MotoGP? Bastianini. Bastianini. Eeeh, oh, ah. attenzione! Ludo, sei d'accordo, tu che lavori appunto per Sky Sport, Sky Sport MotoGP? Ne riparliamo dopo. Ne riparliamo dopo. Riparliamo dopo. Riparliamo dopo. Ah, un po' di suspense. Noi dobbiamo andare in pubblicità. Jacopo, grazie mille, veramente. Il tuo contributo in queste trasmissioni è stato veramente efficace. E io, a nome di tutta la redazione, ti, ti ringrazio veramente tanto. È stato un grande piacere. Poi, Riccardo, se devo mandare anche a te il bonifico, fammi sapere per i complimenti. Eh sì, Grazie, comunque. Il bonifico di Jacopo Rubino mi servirà per, parla per pagare i telespettatori. Che è genovese, <ride> quindi mi sa che sei finito. Eh? È genovese Rubino, si sa? È eh, che... genovese. Tra l'altro dovete sapere che eh, salto di qualità per Jacopo Rubino a livello professionale, stai facendo anche altro, insomma, eh, grande. Grazie, grazie, ma speriamo di ritrovarci presto, dai. Non fra sei mesi, quattro quando saranno. Scusa, Jacopo, a questo punto vuoi dare l'account OnlyFans visto il tuo nuovo lavoro? <ride> Sì, ma in sì, privato. privato, ne parliamo dopo. Esatto, e così ci, ci <ride> spieghi anche quanto costa. Va bene, 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 bene! Noi andiamo un attimino in pubblicità, no? Anche perché Caruccio è un grande, è un assiduo frequentatore. Di Rubino, sì, <ride> sì, ci vediamo spesso. Esatto. <ride> sì, sì, sì. Ciao, Jacopo, noi andiamo in pubblicità, il nostro rientro ancora tanto, tantissimo. Motorsport, a tra poco. Amici di griglia di partenza, abbandoniamo solo per qualche secondo, eh, o meglio qualche minuto, la Formula 1, torneremo a parlarvi tra poco, ma eh, finestra naturalmente aperta sulla MotoGP. Questa sera abbiamo una delle giornaliste sportive di Sky Sport MotoGP. E quindi sfruttiamola, insomma, no Ludovica? Sì, eh, ci siamo. Eh, beh. È un onore, è un onore. Allora, che mondiale è stato quello del 2022? Insomma, la Ducati torna a vincere eh, da Casey Stoner esatto. e dopo ben 13 anni si riconferma un, un italiano. 11 allora, forse no, ti correggo allora, dopo ben 15 anni dall'ultimo eh, mondiale Ducati con Stoner, invece, sì. dall'ultimo italiano su moto italiana: 13 anni è stato no, Giacomo, Rosso. Giacomo Agostini nel 1903. No, no se sì, no, no, questo lo sapevo, 50 anni sono passati. Esatto. No, ma l'ultimo itali italiano a vincere, Valentino eh, Rosso. Va però su moto giapponese nel 2009 esatto, quindi 13 anni. Era giusto il mio ragionamento. qua abbiamo dei problemi. Era giusto il mio ragionamento. Siamo Capisco niente di moto, però questo l'ho azzeccato. Benvenuta, Ludo. Ma io l'ho sempre detto: è solo l'ultima punto però 39 settimane. Eh vabbè, ascolta, non è che adesso tra giornalisti sportivi, citi, vabbè. comunque, tornando Che annata è stata? Perché è stata 39 settimane e mezzo. E... Volevo dirla in chiusura, eh, me l'hai bruciata. Peccato. Datemi voi il. il Quando di... vuole. Eh, no, ragazzi, allora è stata una stagione davvero incredibile. Come avevo anticipato io nelle primissime puntate di griglia di partenze di quest'anno, una stagione iniziata eh, un po' senza un padrone. Perché nelle prime gare abbiamo visto come ci sono stati diversi vincitori e una classifica che continuava a eh, variare. Poi l'esplosivo di eh, Bagnai a partire dal Gran Premio d'Olanda, dove ha incominciato a inanellare una serie di vittoria che poi ovviamente eh, l'ha portato a vincere il questo grandissimo trionfo in casa Ducati, Ducati che quest'anno poi ha vinto tutto quello che poteva vincere non soltanto in MotoGP ma anche in superbike perché eh, si è laureato poi campione eh, del mondo eh, Alvaro Bautista, quindi spagnolo su, eh, su moto italiana, un Pecco Bagnaia che sì si era presentato come eh, favorito al mondiale ma aveva iniziato una stagione un po' eh, sottotono con qualche errore, con qualche debolezza magari eh, psicologica e un Fabio Quartararo che magari non aveva fatto tante non aveva conquistato tanti poi tante vittorie ma comunque era sempre in zona punti e nella prima parte di stagione ha incominciato insomma a mettere i puntini sulle U sulle U i puntini sulle U i puntini sulle U però eh beh, insomma è stata una stagione anche, anche con, tante, con tanti colpi di scena con tante, con tante novità quindi devo dire una bella stagione MotoGP che mancava da un po' secondo me così attiva e così accesa ma a proposito di colpi di scena. Io approfitterei del nostro David Fumanelli che oggi è in studio con noi per lanciare un contributo di quando David era venuto a trovarci tempo fa in studio. E sentiamo i suoi pronostici, cosa avrebbe detto il nostro Vediamo. David? Azzeccati, eh? Sentiamo. Secondo me è già tagliato fuori. Sì. Mi spiace dirlo, ma per quello che ha fatto vedere fino adesso, soprattutto per la media punti, che se si analizza un po' la, la classifica di campionato, dovrà tenere da qui fino alla fine della stagione, Poiché manchino ancora tante gare, lo vedo veramente eh, un po' tagliato fuori. molto difficile. Sì. Beh, il tuo debutto è stato tagliato fuori. Sì. Proprio, Proprio secco. parole pesanti per il nostro David Fumanelli. Parole forti, parole forti. <ride> <ride> Se... Ho detto la stessa cosa fuori onda, sono malato. Allora, <ride> sono malato. Davide, già durante la diretta di, di, di maggio io ti ho detto parole forti. Attenzione, esatto. David Fumarelli Perché noi a Grive Partenza devi sapere che sappiamo: insomma, abbiamo un po' di, ah, di anticipo. E quindi, insomma, sei, stata, sei stato veramente categorico. Esatto. Profetico soprattutto <ride> esatto. Però, no. richiesto discolpa, posso dire che eh, Pecco Magnali quest'anno ha fatto una rimonta che nella storia è forse è stato l'unico a riprendere così tanti punti sul suo Ma non dobbiamo giustificarlo per forza, quello no, da è Qualcuno che mi difende Fumanelli, no, però, mi cioè. però ti Però dopo l'inizio di stagione in pochi effettivamente davano bagnaia come ci basterebbe non dare delle sentenze <ride> a volte. <ride> <ride> a volte nella vita <ride> basterebbe oppure non dare fare delle, fare delle sentenze. fare come ospiti anonimi. Oppure fare come Caruccio che dà sempre come eh, vincitore Perez, prima o poi c'è cioè. Zecca <ride> eh, Due Ma volte Comunque i nostri pronostici si chiamavano Cose a casa. Cose a ca posto, no. eh, posta. partivano poi con Cose a casa e sono diventati pronosti caschi. Pronosti caschi. Beh, allora autodifenditi. Ma allora inizio col dire che il tagliato fuori qua sono stato io. <ride> con la mia profezia che non si è avverata, no. Sono contentissimo per Pecco perché mi fa piacere <ride> che sia tornato a vincere un italiano su un'italiana E. <ride> Cosa posso, di Cosa posso dire di più? No. <ride> a mia discolpa posso dire che il calcolo matematico che avevo fatto ai tempi era quello di eh, un Quartararo che comunque avrebbe mantenuto una media punti simile a, a quella di inizio stagione e anche con un pecco vincente quasi tutte le gare o comunque a podio era una rimonta davvero difficile. Il problema è che lui è nato fortissimo. E al contempo, quarta Quartararo è calato e eh, è iniziato sì, a non Ci sono più le mezze stagioni. Eh, esatto. Il nuoto è uno sport completo. <ride> Federico, tu lo davi per spacciato come il nostro David Fumanelli o comunque eri ottimista facile di chiedertelo adesso eh? esatto sicuramente no, A allora, <ride> inizio stagione quando le, le carte sono ancora tutte sul tavolo è un po' difficile dare dei pronostici però eh, diciamo che non è mai finita fino a quando la matematica non, la dice, non dice che è finita ecco. però ci credevi tu un po' il Pecco Beh, Bagnaia e la Ducati ci sicuramente da italiano ci speravo e l'anno prossimo cosa ti aspetti da Bastianini e Bagnaia che correranno <ride> insieme? Ma credo sarà una bella lotta, comunque tutti e due italiani sulla stessa moto non, non sarà semplice. Per... Insomma già quest'anno se le sono dati di, 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 di santa ragione, eh Ludo? Sì, assolutamente, aspetta domanda. che ho visto... Prego, ho vuoi dare la qualche pronostico? Per uh -huh. Ludo che magari avendo seguito la stagione da vicino lo saprà. Non cadendo a Moteghi, Quartararo avrebbe vinto il mondiale o no? <ride> e qua, eh, qua parliamo di matematica tecnico. e... Perché sennò no, a mia discopa posso giocarmi questa carta. Capito? Lì si è giocato tutto, sia Quartararo che, eh, che poi Bagnaia, anche nelle gare eh, successive. Quindi i punti sono sempre stati pochi eh, di distanza nell'ultima nell parte di stagione. Tant'è che siamo arrivati all'ultima gara. Eh, allora, più che altro infatti, possiamo infatti. rimetterla sul discorso di Bagnaia, che nel penultimo Gran Premio lì poteva vincere il mondiale, invece, però, alla fine è arrivato a vincerlo a, a Valencia. Ludovica Però. a proposito di Valencia, archiviata la stagione 2023, si sono, 2022, si sono già svolti i test per la stagione 2023. La pista di Valencia che risposte ci ha dato? Sento Ma, a... aria già di pronosti caschi, sì, eh? Sì, addirittura... Ah sì, dai. Così, così <ride> dopo, dopo i test, eh beh, dopo i test o, di Valencia, anche quelli della moto. Ma allora ci ha dato una bellissima risposta per quanto riguarda il team di VR46 perché a fine giornata il più veloce è stato un Luca Marini in 1,32, se non vado... Se non vado errando, un Luca Marini ma anche un Marco Bezzecchi, che ricordiamo essere stato eh, il rookie eh, dell'anno, hanno fatto davvero una stagione in crescita, nel senso che ancora l'anno scorso erano piloti un po' da tra virgolette eh, far crescere far venire fuori un po' la loro cattiveria e il loro talento che invece quest'anno abbiamo incominciato a vedere eh, a poco a poco, è stata proprio una crescita costante sia da parte ah, no, di eh, Luca Marini e di Marco Bezzecchi, secondo me l'anno prossimo ci potrebbero dare davvero delle, delle grandissime gioie abbiamo visto per la prima volta un Enea Bastianini in rosso, l'unico purtroppo a cadere durante i test però comunque si trova su una moto nuova una moto non del tutto facile eh, Ducati che nella prima giornata ha comunque portato in pista la moto 2022 sulla fine giornata cambiando poi eh, telaio per quanto riguarda diciamo, i delusi eh, della giornata dei test è stato Yamaha e eh, Honda con Fabio Quartararo e eh, Mark Marquez addirittura Mark Marquez è stato davvero molto tagliente ehm, e pesante nel giudizio nel senso che ha detto con una moto del genere se vogliamo vincere non arriveremo mai ad una vittoria e a un mondiale quindi ci sarà tantissimo lavoro eh, da fare così anche per Yamaha ancora in difficoltà Yamaha che tra le altre cose ha portato anche un assetto ricordante un po' quello di Ducati portando a letto bene Ludo ma dobbiamo, sì, Ludo. vogliamo capire chi vincerà questo mondiale 2023 ci ha girato intorno e per 23. non dirlo eh? secondo così Ludo se è sbaglio l'anno prossimo arriva eh, eh, eh. a ah, noi teniamo tutto allora io l'azzardo l'azzardo e è... dico Mark Markets eh, sì. attenzione attenzione Perché se torna in forma nel senso l'abbiamo visto comunque competitivo eh, nell'ultima parte di stagione dopo, tan dopo tanti giorni di convalescenza dopo i due anni davvero fatti così per lui è tornato ad essere competitivo sia nelle qualifiche che eh, in gara bisognerà vedere poi l'anno prossimo anche il livello degli avversari, però se torna ad essere quello di una volta, secondo me il Mondiale 2023 sarà suo. Prima di andare in pubblicità, diamo uno sguardo perché è molto interessante alla griglia di partenza del 2023 che ci sarà Ludovica da tenere d'occhio. A, a parte Marco Marquez che ah, ci ha appena detto, ovviamente a Bastianini, perché l'abbiamo già visto comunque quest'anno nel team Gresini, <coughs> eh, davvero forte e, insomma, ha dato il filo da torcere anche a, a Pecco Bagnaia, quindi secondo me se eh, riuscirà a trovare l'assetto e anche il feeling con la moto sarà un bel vedere proprio in pista, ci saranno delle, eh, delle bellissime battaglie. Altri da tenere d'occhio, ancora una volta come ho detto prima, i due piloti della VR46 che comunque potrebbero fare un buon lavoro um, l'anno prossimo, e poi comunque un Jack Miller che uh, torna in Ducati, secondo me anche per lo stile di guida um, di Jack, scusate ho detto Ducati invece, KTM potrebbe comunque formare una coppia mm. um, competitiva. Invece contentissimo anche Pole Spargaro che è tornato a casa con la KTM Factory. Bene, è davvero felice. Quindi secondo allora. Ludovica, guerra... Mark Marquez potrebbe essere il campione del mondo 2023, secondo Antonio Caruccio Velocissimamente, eh, credo anch'io. Marquez perché Honda rispetto a Yamaha è quella che ha la possibilità di poter recuperare. Ti ha lei, eh, ti a lei, bravo, ti a lei. Eh. Ma avresti potuto chiedere chi saranno le sorprese, invece non hai voluto chiedere il campione del mondo. Davide Fumanelli, eh. che... <ride> prendete nota, eh, ragazzi. Il ritardo fallo... di 5 mesi mi gioco Pecco. Invece, pecco perché credo ah, ecco. che peccato, mi... peccato che non possa vincere il secondo mondiale Peccato, adesso, Pecco, esatto. cioè, peccato Pecco. Caffonelli <ride> purtroppo esatto Federico? Io mi dico Quarta Raro Quartararo si rifarà sotto e secondo Rachele Scoditti anche secondo me quarta Quartararo potrebbe essere pericoloso l'anno prossimo e secondo Bene. Riccardo Scarlato Max Biagi si è un po' fuori <ride> Allora allora no, secondo no. me Bastianini Copi Rubino, bravo. Può essere Bastianini. Ma noi dobbiamo andare in pubblicità, ragazzi. Tra poco torneremo a parlare di Formula 1 e avremo un collegamento perché in questa puntata vogliamo parlare anche di beneficenza e vi spiegheremo come farlo. A tra poco. <ride> Rieccoci qui, griglia di partenza, 39 puntata, 21.40 e, e 50. E come vi dicevo prima del break pubblicitario, ora vi parleremo anche di beneficenza con l'associazione Teleton e la Banca Nazionale del Lavoro. In collegamento Skype abbiamo Vincenzo Impallomeni che ci spiegherà brevemente eh, quale attività svolgono fav a favore eh, della ricerca e la cura delle malattie genetiche. Buonasera! Buonasera, eh, intanto grazie a tutti eh, per l'ospitalità e per lo spazio che ci state concedendo. Eh, velocemente il gruppo EP Paribas e Fondazione Teleton collaborano da 31 anni eh, e in questi 31 anni siamo riusciti a raccogliere 320 milioni eh, con i quali abbiamo finanziato 1630... Eh, ricercatori attivi su 580 malattie genetiche, di cui 177 sono state risolte. Eh, pensate che eh, ogni minuto nel mondo nascono 10 bambini eh, affetti da malattie genetiche rare, quindi capite quanto importante sia in questo caso la ricerca. Eh, ogni anno eh, questo evento coinvolge circa 17.000 eh, dipendenti e anche quest'anno noi nel territorio di Monza eh, cercheremo di fare la nostra parte. Infatti abbiamo creato un ricchissimo palinzesto di eventi, cominceremo già da domani sera a Villa Santa al eh, Teatro Astro Labio con un eh, bellissimo spettacolo di cabaret con gli artisti di Zelig. E poi il 17 di dicembre la sede della Banca Nazionale del Lavoro di Cosa, in via Cavallo 4 ospiterà tantissimi eventi, tanti artisti ehm, e mi auguro ecco, eh, che ci sia la partecipazione di quanta più gente possibile. Bene. Quanti donatori ci sono all'interno del mondo BNL? All'interno del mondo BNL abbiamo 205.000 donatori. Beh, complimenti. Comunque... Che ogni anno si mettono in dono. Vincenzo, state facendo delle cose bellissime da oltre 30 anni e noi oggi come ultima puntata eh, di Griglia di Partenza volevamo dare spazio un po' alla beneficenza e a questo vostro progetto veramente interessante volto alla ricerca e alla cura delle malattie genetiche e anche rare. Quindi eh, vi auguriamo di raccogliere più fondi possibili per aiutare questa, questa cosa che veramente sta a cuore a molti. Io ti ringrazio tantissimo, ehm, spero ecco, che tutte le nostre iniziative eh, riescano a portare quanti più soldi possibili per la ricerca. Grazie ancora. Ecco Ambra, facciamo rivedere un attimino la locandina dell'evento del 17 eh, di dicembre. Come vedete dai vostri teleschermi a casa ci sono veramente tantissime attività. Domani tra l'altro eh, saranno anche ospiti a Villa Santa con i comici di Zelig e potete dare il vostro contributo. Eh, C'è un modo per eh, interagire e dare un contributo anche per chi non venisse fisicamente a questi eventi? Chi non può venire agli eventi chiaramente lo aspettiamo in qualsiasi filiale della Banca Nazionale del Lavoro eh, sono tutte quante disponibili e pronti ad accettare eh, le donazioni. Eh, ci tenevo in particolare abbiamo tre aste importanti il eh, 17 di dicembre metteremo all'asta il pallone del Monza Calcio firmato da tutti i calciatori il pallone dell'Inter firmato da tutti i calciatori e poi metteremo anche all'asta il pallone della squadra femminile, il vero di Monza, firmato da tutte le atlete. Eh, quindi anche, anche, anche lo sport partecipa eh, per Teleton. C'è il pallone anche dell'Inter, che ah, tu che beh, sei beh. super sfegatata. Vincenzo, grazie mille, ti auguriamo un grande lavoro e che il progetto Teleton Banca BNL eh, possa essere veramente super, super, super. Grazie infinite, grazie infinite. La buona serata a tutti. Ecco, una piccola parentesi per fare anche noi in questo periodo che si avvicina al Natale un po' di promozione per eh, la beneficenza volta alle cure eh, per malattie rare e veramente molto molto pesanti. Andiamo avanti a parlare di motorsport, Federico Malvestite, allora vogliamo fare un piccolo focus su di te, 2022 vissuto eh, nella Formula 3, che annata è stata? Ma allora sicuramente è stata un'ottima possibilità quella che mi si è presentata di tornare a correre in Formula 3 col Team Genser, diciamo che senza il loro aiuto non, non ce l'avrei fatta e essere comunque nel panorama internazionale con la Formula 1 è stato un qualcosa da privilegiato, ecco, mettiamola così. Bene. E com'è vivere da vicino l'ambiente della Formula 1? Ma è completamente diverso da quello che si vede in tv e si respira un'area diversa già dal mercoledì. Comunque, si vede l'ambiente che non è ancora pronto, quindi, proprio in fase di costruzione. poi fino alla domenica, quando è diciamo, il clou del weekend, con la partenza, la gara. C'è tanta tensione, penso, perché hai gli occhi addosso anche dei team principal della massima serie. Bah, sicuramente è un ambiente seguito a livello internazionale, quello della Formula 3. Quindi eh, già dal fatto che condividiamo la Pit Lane con loro al mattino in tutte le sessioni, quindi abbiamo tanti occhi puntati. Hai avuto modo di conoscere qualche pilota della massima serie? Ma in realtà il giovedì quando facevo il trackwalk mi è capitato di vederli quasi tutti all'interno di, di questa stagione, chi magari in Austria, chi in Italia, chi in Francia, ecco, quindi li ho visti meno eh. male quasi tutti. Hai avuto modo anche di scambiare quattro chiacchiere o... eh, Non quest'anno, mi è capitato nel 2020 con, con Vettel, che era amico di, <ride> di Caruccio! Eh è stato un ex pilota tra l'altro di un ingegnere della Genzer quindi eh, l'ho visto proprio da vicino durante i tracci. Che persona? Aveva già detto che eri una persona orribile già nel 2020. Sì. Pensa, vetti, che persona? Quanti, quanti è... A livello di pilota, di caratteriale. Ma credo sia una persona molto umile e, e, oltre che un grande pilota in pista, ecco. Certo. Dote che ha in comune con te, l'umiltà. Dico un'altra dote che ha in comune Vabbè. con te, Bette, l'umiltà e le grandi dote velocistiche. Io sono soprattutto umile, veloce un po' meno. Beh, sul kart tu dai più. Sei proprio un allegro burlone. <ride> bene, 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 ma chi ha vissuto il paddock della GP3 all'epoca, si chiamava così qualche anno fa, è stato il nostro David Fumanelli. Pensi che sia cambiato un po' l'ambiente? Sicuramente da quello che sento, poi adesso è un po' che non bazzico più il mondo delle formule e delle monoposto, ma mh, è comunque una categoria sempre ad altissimo livello che dà però poco tempo ai piloti di, di maturare, visto i, i track time veramente risicati, quindi è, sono categorie molto difficili dove conta tanto anche il mezzo tecnico e, e il farsi trovare pronti al momento giusto. E, mh, però alla fine se si vuole cercare di, di Seguire il sogno Formula 1 sono le categorie che bisogna fare. Davide, il tuo 2022 proseguirà tra pochi giorni con la 12 ore proprio ad Abu Dhabi. Come è andato fino ad ora? Ma è andata bene nel senso che ci siamo giocati il titolo fino all'ultima gara in un campionato competitivo come il GT Open, nella classe Pro Am. Eh, personalmente è stata un'annata per me molto soddisfacente perché, mh, a livello di performance, ho fatto un filotto di pole position consecutive nel campionato e questo mi ha messo parecchio in, in luce. Mi ha fatto anche piacere tornare a competere ad alti livelli. E adesso concluderemo appunto la stagione con la 12 ore d'Abu da Dhabi che è una gara um, internazionale che sarà l'ultima del campionato intercontinental GT quindi ci saranno tutte le, le case ufficiali e non vedo l'ora no di partire, partirò mercoledì quindi spero. Bocca al, lupo. Bocca al lupo noi non facciamo pronostici sulla tua no. gara. No, no, no. Ma neanche io neanche io. <ride> e anche tu, eh, mi raccomando ecco ma a livello di giovani promettenti in Italia come piloti eh, sia a Federico che a David vorrei chiedere chi è che vedete e insomma, chi sono i più talentuosi? Ma secondo me sia a livello di talento che anche a livello di, di possibilità, sicuramente Kimi Antonelli che è già legato a un team di Formula 1 e ha diciamo, tutte le carte, se si conferma sui livelli che ha fatto venire fino adesso, di poter arrivare. sognare di arrivare in Formula 1 e farlo ovviamente bene. Quindi è ancora giovanissimo, ma sicuramente è supportato già bene a questa età, quindi può farcela. Fede, scusa, ah, Federico. Ah, sicuramente Kemi Antonelli, come ha detto lui, ma credo anche Gabriele Mini, che l'anno prossimo correr correrà in Formula 3. Quindi ehm, ha fatto molto bene in Formula 9. Mi sembra sia seguito da Jean Todd, quindi anche lui è già in un'orbita Formula 1. Dicevamo prima, parlavamo dei kart Che rapporto avete con i kart? Perché io so che Federico ogni tanto qualche garetta l'ha fatta. Beh, qualche garetta è <ride> arrivato secondo alla finale internazionale Easy Kart quest'anno. Quindi... È vero, ci è mancato pochissimo per vincerla però è andata eh, ragazzi, così ho seguito i tuoi consigli eh. sì. o forse perché ho pronosticato vinto. la vittoria eh, esatto pronosticai so. <ride> <Vorrei ride> <se ride> fare <ride> da coach comunque voi due chi? è Caruccio? no <ride> Fumanelli tu Secondo me da coach esatto. e da allenatore, secondo me vengono fuori delle, esatto. dei talenti. Non so se, non so se adesso, ho visto, ho visto fatto. che Fumanelli lo fa di lavoro, ora non capisco. Esatto, è <ride> Non so dove voleva arrivare. Sì, L'ho no, detto in coppia, certo. ah, coppia. a trovare i talenti, a cercarli e lanciarli nel nuovo mondo del motorsport. No, Perfetto. Basta. Questa l'hai detta? Te puoi <ride> <andare>. <ride> Ciao. Ciao. Sono no, le 22:00. A, esatto. a posto, va bene. Pubblicità, detta, va bene. Detta, bene. Ehm, quindi carta Vice campione internazionale Easy 2022. Ogni tanto Davide so che si va a divertire, sì, non tantissimo, però anch'io quando riesco, qualche scappatella in kart la faccio e tra l'altro, Davide Fumanelli anche. che ha iniziato la sua avventura, a differenza di tantissimi piloti, non da giovanissimo nel kart, ma ci sei arrivato a 13-14 anni. Sì, sì, esatto. Infatti, per quello non sono molto legato al mondo dei kart perché l'ho frequentato poco, però lo uso ancora ogni tanto come allenamento. Eh, allenamento. Valido allenamento. Sì, sì. Noi andiamo in attimino in pubblicità, ragazzi. Al nostro rientro. Si parlerà a lungo eh, di Binotto, insomma, è la notizia eh, più recente che sta esplodendo sul web e non solo, riferita all'ex team manager della Ferrari. A tra poco. Eccoci qui: grilla di partenza, ore 22.04 di giovedì 1 dicembre. Ciò significa Ludovica. Che siamo? Vicina a Natale? No, in diretta. <ride> Ludovica, sì, vabbè, che brutto carattere però che tu eh. Ludovica eh, sta... scusate Ludovica novità, no. cioè... Mamma mia che oh. acidità! Ludo... cioè Ludo... Sembrebbe Caruccio, mamma mia, Sul che brutto trespolo. carattere <ride> su quel 3 arroccata. Comunque, ecco, ecco eh, a, a dire. Poi, che bagianate... Ma che domanda era? Siamo sempre in diretta, lo sappiamo. Sì, va bene, basta. Vabbè. Eh, ma bisognava ribadirlo. Ludovica, Ludovica no, no, insomma, oggi non è azzeccato è proprio. Tutto. Ma no, è che ha aperto il calendario dell'avvento alcolico prima di venire. Ah, ecco. Bene, ma dobbiamo parlare del tema più scottante delle ultime settimane, ossia quello del Team Principal, l'ex Team Principal della Ferrari, Mattia Binotto. Allora, ha dato le sue dimissioni e così la telenovela con la casa eh, di Maranello termina qui Antonio. E sì, Riccardo annunciate dalla Gazzetta dello Sport in Italia prima di Abu Dhabi l'addio di Binotto, il comunicato della Ferrari che invece dava la prosecuzione regolare del rapporto col team principale poi le dimissioni di Binotto arrivate proprio questa settimana che come dici tu Ricky pone in qualche maniera a fine a no, questa telenovela che aveva sì su Telenovo okay, che abbiamo fatto la battuta che aveva in qualche maniera dato fatto tutto, già, lei, fatto solo, che aveva dato in qualche maniera un po' insomma, l'idea di quelle che erano le tensioni in casa Ferrari e, abbiamo visto anche una insomma, foto con Leclerc, pare esserci proprio il management di Leclerc alle spalle di queste pressioni esercitate nei confronti di Binotto è un peccato ricchi, io l'ho detto nel corso di tutta questa stagione, eh, ritenere Binotto responsabile delle problematiche Ferrari è, è un, come dire, sì, okay, una di quelle mosse che fai come quando cambi allenatore nel mondo del calcio, però va detto che Binotto ha guidato la Ferrari anche a quella risurrezione dopo quel finale di stagione 2019 terrificante da cui eh, Papola Rossa per due anni non era riuscito ecco, a rialzarsi. Ma se, se volessimo dargli un voto da 0 a 10 in tutti questi anni, quale sarebbe secondo Antonio Caruccio? No, Ricchi, secondo me è sicuramente positivo. Cioè Binotto comunque un sette e mezzo, e anche perché, ma anche di più un 8, perché comunque si è anche caricato. È un binotto. È un binotto. Beh, ciao Pietro Peccelini. <ride> si è caricato sulle spalle tutte le responsabilità della Ferrari non si è mai tirato indietro nel momento in cui c'era da esporsi. Ha protetto la squadra quando andava esposta. Insomma, sembra essere stato un po' vittima di alcune pressioni politiche. Eh, binotto più che di reali demeriti suoi. In pista. È chiaro che poi tutta la gestione, soprattutto strategica, è stato poi il problema 2022 della Ferrari e, e ne ha pagato le conseguenze io vorrei far vedere con l'aiuto della regia l'immagine di cui parlava prima ecco l'Antonio, un post che Charles Leclerc ha fatto su Instagram ringraziando Binotto, dice proprio grazie di tutto Mattia, abbiamo trascorso insieme quattro anni molto intensi di grandi soddisfazioni e anche inevitabilmente di momenti che ci hanno messo alla prova la mia stima e il mio rispetto nei tuoi confronti non sono mai venuti meno, abbiamo sempre lavorato con tutta la dedizione per raggiungere gli stessi obiettivi in bocca al lupo per tutto anche quando gli urlava dal mur. Dalla da, da radio box Beh, però questo quando un po' mettere a tacere tutte le critiche, tutti i commenti eh, riguardo un po' il rapporto che sarà andato a rovinare. Eh, mm. eh, mi sembra l'opposto cioè... invece. Eh? Mi sembra l'opposto, è senso, molto cioè molto paraculo, dici? No, volevo dire molto oh. distaccato. Però no, è molto freddo, molto distaccato. Cioè, per, per, è un prendere le distanze in qualche maniera da, da, da quello che può essere. noi invece chi di fatto poi comunque lo aveva letto al ruolo di prima guida? Perché ricordiamolo che Binotto era stato anche uno di quelli che avevano spinto per la posizione di Leclerc, chiudendo di fatto la porta in faccia al rinnovo di Vettel in Ferrari. Quindi, no, io l'ho letta in maniera diversa. Io la vedo, non io non la vedo una, un, un distacco molto freddo in realtà da no, parte di Leclerc. secondo per me è un post di ringraziamento, ma anche è una sorta di ehm, commiato, ma anche di rispetto per tutto il lavoro fatto eh, in sala. Beh, non poteva scrivere, è una cosa dovuta. C'è però esatto la cioè, cosa forzatissima virgolete eh, appunto non poteva scrivere no, ciao poteva, Mattia poteva meno male che te ne vai non, <ride> non farlo non credo che ci siano stati degli ordini di scuderia <ride> no, no. dover fare No 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 però sai è come quando no ti viene fatto un report e si dice tutto quello che viene prima del ma non conta ecco cioè tutto quello che c'è prima dell'anche in realtà non conta no cioè sono frasi un po' di circostanza è stato molto più delicato e gentile. Sainz in questo, probabilmente è tante è vero Giovinazzi. Comunque, tutti. assolutamente, certo. No, ma proprio per dire, Ludo, che comunque insomma, questa tensione pare essere proprio nata no? da da dalla parte della vettura numero 16 nel box. E io credo che questo posto lo confermi in qualche maniera. Ecco, ma secondo David Fumanelli, come si è arrivati secondo uh, te a questo punto? Ma allora io sono un po' in disaccordo con Antonio nel senso che oh. in otto è <ride> stato. <ride> Oh, 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 oh. Diciamo, è, è una vita che è in Ferrari, ma con un ruolo tecnico. Ed è, secondo me, un grande direttore tecnico che poi si è trovato in una posizione di team principal che ha anche eh, diciamo, del, delle competenze politiche e manageriali che, che entrano in gioco. Ed è lì che, secondo me, è venuto a mancare perché. Antonio dice che non ha responsabilità dirette, però, se tu inizi il mondiale con una vettura che è competitiva per giocarsi il mondiale ed è la più competitiva, e poi per strategie sbagliate, mal gestione della gerarchia piloti, mal comunicazione all'interno del team, inizi a perdere questa eh, supremazia, se, sei tu alla fine che stai gestendo il team e quindi è, è lì che hai fallito. Quindi sono anche abbastanza d'accordo in questo Bene. cambio di diritto di, di... Fede, Per Federico? Io la penso un po' come David, alla fine credo che in Infrara abbiano fatto un ottimo lavoro quest'inverno sullo sviluppo della vettura però durante la stagione poi sono mancati un po' di, ehm, diciamo ci sono stati piccoli errori come ad esempio la strategia gomme o le gomme che mancavano al momento del pit stop e questi qui sono comunque problemi che deve, di cui si deve occupare il team principale essendo il capo deve andare a gestire comunque tutti i ruoli sotto di lui. Intanto la nostra desk woman eh, mi sa che ha trovato qualcosa su Science, no? Io sì, ho ritrovato insomma il post che ha scritto Science, eccolo qua. Eh, grazie Mattia, è stato un piacere lavorare insieme a te per spingere sia il team che noi stessi a crescere insomma nel bene e nel male. Grazie per i grandi momenti, per i ricordi che noi abbiamo condiviso insieme, insomma eh, buona fortuna per il tuo futuro. Beh. Un tono diverso, no? Sì. Ma è stato un, un po' più affitroso. Stasera ma... mi state massacrando. No, ma Vai. allora, come la vedo io, che entrambi comunque. No, ma tu a differenza di Scarlato puoi esprimere un'opinione che è rispettabile. Caruccio, <ride> non ti posso dire, non ti voglio più vedere perché è l'ultima puntata. No, secondo me invece tutte e due sono, sono molto freddi Abbastanza freddi. Cioè, è un post di circostanza, questo. Naturalmente, te, se ne va il tuo team principal, non puoi non scrivere niente. E hanno scritto le prime cose che gli sono venute in mente. Beh. Mettiamola così, Beh. <ride> mettiamola così. Beh, comunque, l'importante è che ci sia, si siano lasciati. In buona. Si siano lasciati. Il posto migliore alla sua so, l'ha scritto sì, Giovinazzi, il post più carino. vai Vediamolo, eccolo qua. Nella vita di ognuno non sono molte le persone veramente importanti. Non sempre ne abbiamo la consapevolezza e sappiamo cogliere i momenti giusti per dire loro grazie. Mattia, sei sempre stato un riferimento. Lo sarai e te ne sarò sempre grato. Ecco, vedi, ad esempio, questo è un post più emozionale, più sentito qualcuno me. direbbe perché non ha mai compromesso la sua gara probabilmente, può essere <ride> tu vedi sempre del, del nero comunque, no, ah. io so come funziona la comunicazione a volte È semplicemente a volte. questo, a volte andiamo a vedere, c'è anche un nostro telespettatore che scrive sì. sul tema Binotto e dice, via Binotto dalla Ferrari la Mercedes cercava un ingegnere e la Ferrari glielo ha dato, dopo Ingegner Costa anche Binotto farà grande la Mercedes cosa ne pensi velocissimamente Antonio? Beh, una situazione diversa nel senso che eh, Costa è approdato con un progetto insieme a Braun che ha portato a quella Mercedes imbattibile fino alla stagione 2021 non sappiamo ancora quali saranno poi le reali eh, applicazioni da parte di, di, di Binotto nel, nel suo futuro eh, è, è vero come diceva Fumanelli a volte che è sembrato forse essere in un ruolo più grande di lui Binotto, però io non, non credo che abbia disatteso le aspettative, e viene forse dimenticato da dove arrivava questa Ferrari in questi ultimi due anni e ripeto si, si è deciso di, di tagliare la testa ma bisognerà poi vedere che cosa succederà l'anno prossimo perché poi dovessero mancare risultati anche l'anno prossimo eh. inizia un vero e proprio momento di crisi importante poi per Ferrari certo certo ma dove secondo Antonio Caruccio la Ferrari è stata carente in questo 2022? Allora, la Ferrari come squadra ricchi sicuramente nella strategia, nel senso che gli errori più grandi sono stati persi, e sono stati commessi e i maggiori punti sono stati persi dal punto di vista strategico. Questo non solo dal punto di vista della gestione della gara, ma anche eh, del momento in cui si potevano cambiare i motori, nel momento in cui si poteva andare a portare degli aggiornamenti. Ed è lì invece dove è stata imbattibile la Red Bull. ricordiamolo, Red Bull, è il primo vero aggiornamento importante della stagione: lo ha portato a Imola, una gara in cui, nonostante purtroppo per te la sprint race ma tanti più punti in campionato e quindi una gestione strategica di insieme molto più ampia. A proposito di Sprint Race, oggi abbiamo due piloti e vorrei chiedere a loro che cosa ne pensano di questa Sprint Race. Dovete sapere che tra me e Antonio Caruccio per tutto il 2022 c'è stato un dibattito che non finiva più. Lui più pro alla sprint race che sicuramente non io che proprio non la posso vedere. David Fumanelli velocissima anche io non la posso vedere. Bravo! La <ride> cagata pazzesca. La cagata pazzesca come direbbe Fantazzi <ride> mi piace David Fumanelli, Federico Valvestiti. Io invece ho sempre difesa Antonio per eh. quanto riguarda la sprint race. A me personalmente piace neanche da pilota one shot. Una gara breve dove ho tutto o niente, a me piace. Eh però vale poco, pochi punti, pochi giri Eh ma vale nell'orgoglio comunque. Ti, ti, eh? Vale nell'orgoglio. Oh, ma puoi rispettare un'opinione sì. per una volta? <ride> cioè, ma, ma ce la fai almeno all'ultima puntata? Bah, io sto, un io cioè, sto mia. per un'opinione io sto dicendo la mia caruccio lui ha detto la sua io sto dicendo la mia No, eh, tu non dici pura... la tua. Tu vuoi far emergere che la tua opinione è migliore di quella degli altri, che abbiamo imparato la settimana? <ride> esatto. Non sempre avere un valore, cioè, rispetta un parere diverso al no, tuo. No, no, ma poi qualcuno lo doveva dire, no? Però qualcuno, e sono stati in tanti, hanno dato ragione a me. La ma ancora? Oh, fa... oddio nel 2009 <ride> No, no basta basta. Di chi ragione. no, basta, basta. Andiamo mal. avanti. Telefonata, quello meno male. Pronto? Buonasera, sono con Estasiano. Ecco, ciao, Estasiano. Ma non è che aver mandato via di notte si rompe un ciclo e cominciamo da capo eh. Caruccio rispondi perché avevi detto eh, questa cosa dopo lo... tanto eh, è successo che abbiamo cambiato abbiamo cambiato ma siamo sempre stati quasi in peggio Adesso eh, lo scopriamo, prossimo. è uno dei rischi, è uno dei rischi, lo dicevamo anche poco fa. Purtroppo, è uno dei rischi, speriamo per la Ferrari che non sia così. E il problema è però che, appunto, se non sono stati sistemati questi problemi, in realtà sembra che verso fine anno Ferrari abbia ritrovato la competitività, speriamo per la rossa, ma anche per noi, perché insomma, una Ferrari che vince in qualche maniera aiuta no? tutto il mondo del motorsport. Speriamo che sia così. Estasiano, ti ha risposto bene il nostro Caruccio? E per vincere il mondiale l'anno prossimo. Mi voglio rovinare. Per me lo vince Perez. Ma Perez fa tendenza, te l'ho detto ragazzi, fa tendenza, fa tendenza. Chi vorresti vedere sulla rossa di Maranello, Estasiano? Beh, Perez. Salute a tutti. No, chi vorresti vedere sulla rossa di Maranello? Come pilota. Allora, a me vanno bene quei due piloti qua. Sicuro? Sì, sicuro. Sì. Non vorrei che la Mercedes del 2024 ci porta via le KERT del 2025, perché ho sentito che ha fatto l'offè, è sotto, ha messo i giochi sulle carte. Oh, staremo a vedere, staremo oh, a vedere. Io spero che rimangano tutti e due, ok? Grazie, Stasiano. Saluto, ciao, grande i nostri telespettatori. Grazie, fortissimi. Sono unici. Bene, noi andiamo un attimino in pubblicità, al nostro rientro, tante novità. Tanto ancora Formula 1, tanto Motorsport. E saluti conclusivi perché siamo veramente alle battute finali esatto, di questo 2022 per quanto riguarda griglia di partenza. A tra poco. E siamo proprio alle battute conclusive di questa stagione 2022 di griglia di partenza. Io, come sempre, volevo ringraziare in primis, naturalmente, Telenova perché mi ha dato questa possibilità incredibile. I miei. Uh, Fidi compagni di avventura, Rachele Scoditti e Antonio Caruccio e naturalmente anche tutti gli ospiti che sono intervenuti in queste 39 puntate. Grazie mille veramente a tutti e collegamenti che abbiamo fatto: Jacopo Rubino, Ludovica Guerra, abbiamo avuto tante volte Stefano Russo, Pietro Peccenini, il nostro David Fumanelli, il nostro Federico Malvestiti. Quindi veramente grazie a tutti e naturalmente ai nostri telespettatori che anche questa sera insomma hanno ci hanno tenuto compagnia. Ma dobbiamo parlare di pronostici adesso. adesso. caschi, essendo l'ultima puntata, dobbiamo già eh, illudere i nostri telespettatori su chi vincerà il 2022. Dico illudere perché non le azzecchiamo mai. Antonio Caruccio. Allora, sarebbe bello ridire Sergio Perez che è stato un po' il leitmotiv, ma oggettivamente è difficile, è difficile dirlo. Una speranza sulla carta potrebbe essere l'ottavo titolo di Lewis Hamilton, anche perché eh, lo sappiamo, insomma nel 2021 fosse arrivato l'ottavo Iride per Hamilton, si sarebbe ritirato dalla Formula 1 e quindi insomma ci sarebbe la possibilità di avere un po' un ricambio generazionale, no? anche per quella che è l'ottica futura, lo dicevamo prima di un Andrea Chimiantonelli che è parte del programma Giovani Mercedes, e avere chiaramente una pedina, anzi il re di questa scacchiera come Lewis Hamilton che dopo l'ottavo mondiale si ritira, aprirebbe un po' ad una rivoluzione di mercato. Da italiani speriamo che in qualche maniera la Ferrari... Possa ritrovare il bandolo della matassa con Leclerc e Sainz. Ed è chiaro che però il favorito rimane ovviamente Max Verstappen. David, <ride> io dico... tu che, sì, che di pronostici me ne intendo, dico Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, fede? Ah, io dico Max Verstappen che andrà per il terzo titolo. Ludo? Concordo con Verstappen. Verstappen? Sì. Bene. Riccardo Scarlato? Mi piacerebbe rivedere una lotta sensazionale come quella del 2021 tra Verstappen, Hamilton con l'aggiunta della Ferrari e se proprio devo dire Hamilton. Hamilton perché probabilmente gli hanno sottratto qualcosa del 2021, quest'anno ha faticato, ha il dente in Ah, tra l'altro ragazzi non ci dimentichiamo di Russell, eh? perché potrebbe essere anche lui una, una se pedina. La po se la può giocare, vero? E Rachel Rachele io so... vorrei tanto dire Russell. Eh, no, Russell, ah. perché... Vedi fatto... che anche sui pronostici... <ride> cioè, è fastidioso comunque. Ascolta Caruto, ah. tu sappi che tra qualche minuto io e Rachele ti faremo sparire. Quindi <ride> telespettatori da casa, rimanete incollati perché faremo veramente un trucco di magia, altissima magia. Chi era quel, quel mago famoso? Che... Tu il mago Forrest comunque. No, mago <ride> forest tu meglio del mago Forrest, non <ride> vai. <ride> Wow, 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 è fortissimo Vago Forrest. Udini. 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 No, ma ce n'era un altro. Comunque i Co riferimenti Co culturali Co di Scarlato Co no, Fracino. Co eh. E poi c'era anche il mago di Oz. <ride> ecco, scherzo. No, solo... Bene, <ride> perfetto. Bene, ma andiamo avanti. Che notizie ci sono sul rinnovo di Lewis Hamilton? Enrique, si discute, sì, rispondo io. Si, si discute, si discute. Hamilton ha un contratto che è in scadenza. Mercedes ovviamente aveva fatto di tutto lo scorso anno per mantenere il pilota inglese, il contenzioso ovviamente dal punto di vista economico, lo dicevamo anche prima con Jacopo quando era in collegamento, un George Russell che evidentemente dà potere d'acquisto alla Mercedes con un Hamilton che in qualche maniera ne va a perdere però è chiaro che in questo momento né la Formula 1 né Mercedes vogliono perdere e lo ha dimostrato un pilota come Lewis Hamilton è vero che ci sono come dire eh, delle sirene no? per quanto riguarda anche il possibile passaggio di Leclerc ad un altro Lido forse anche proprio questo l'allontanamento di Binotto è eh, una maniera di Ferrari di provare a mantenere Leclerc per il futuro e di Toto Wolff cosa, cosa ci dici? Enricchi eh, Toto Wolff allora aveva dichiarato già nel 2019 che sarebbe stato il suo, unium, il suo ultimo anno di presenza in pista in maniera a proposito scusa se ti disturbo ma negli ultimi... non è mai successo in 39 punti dai che tanto è a tema eh, perché le ultime due gare non c'erano? perché si lavorava già per il 2023, la stessa cosa ha fatto anche Binotto. smart working. smart working, no? Ricchi, perché oggettivamente le intercontinentali portano via una giornata di viaggio all'andata, di viaggio al ritorno in un campionato che poi prevede delle pause fisse sia in estate che in inverno. E quindi, se Wolf, ma anche Binotto era rimasto a casa in alcune occasioni, si, sì, ora è rimasto a casa per sempre, perfetto, l'hai detta. E quindi la. Non l'ho necessità... neanche pensato? No, ne sono certo, conoscendoti Tra so poco sparisci Caruccio Esatto, finalmente. E quindi nel 2019 aveva detto che avrebbe partecipato a sempre meno gare. Poi, appunto, tra la crisi Covid 2020, la tiratissima stagione 2021, le difficoltà del 2022, un Toto Wolff che voleva essere sempre più papà e marito nella sua vita privata, no? insieme alla moglie e al figlio, ha dovuto in qualche maniera continuare invece la sua presenza al muretto. Speriamo insomma per lui che il 2023 possa essere un po' più tranquillo, anche okay. perché vuol dire avere una Mercedes solamente più Bella, però, la videochiamata dopo la prima vittoria di Russell. Beh, certo, cioè, insomma, un po' anche in. Insomma, le guarda le guarda. In qualche maniera, forse anche rattristato no, da questa cosa, perché eh beh, certo. la gara in cui non c'è, la gara in cui comunque fai doppietta, sicuramente visto anche l'impegno profuso in questa stagione 2022, sicuramente insomma, sarà un po' dispiaciuto a Toto Wolff. Ma invece, visto che abbiamo assistito agli Honda Days, abbiamo visto un Max Verstappen sulla Honda di Marquez, vorrei sapere, ma magari la Honda torna David. in Formula 1? David, torna in Formula 1. Tu che eh, di pronostici, ricordiamo. No, <ride> no. No, si sta parlando di un rientro come motorista a partire dal, dal 2026 in maniera ufficiale con, con i nuovi regolamenti. Secondo me i giapponesi in queste scelte sono sempre un po' particolari, si sono proprio tirati indietro nel momento in cui erano arrivati a vincere, quindi eh, anche adesso abbiamo visto in MotoGP la, la scelta di, di Suzuki che dopo essere ritornata comunque a, al top nel mondiale ha deciso di, di uscire, quindi eh, sono un po' imprevedibili, vedremo. A prescindere comunque, Ricchi, questa cosa sta portando molte polemiche. cioè Ferrari è sul piede di guerra perché politicamente è pronta ad esercitare il proprio diritto di veto. Ferrari è l'unico costruttore che, ricordiamolo, in Formula 1 ha il diritto di veto acquisito, proprio essendo l'unica scuderia che è presente dall'inizio dei mondiali di Formula 1 e, e sia col ritorno di onda che. Con Red Bull considerato un nuovo eh, costruttore di propulsori per il 2026, ci sarà comunque di che discutere per quella che sarà proprio la gestione no, del colosso austriaco perché porterà del malcontento. E avevamo sentito no, proprio anche non solo Ferrari, ma anche Renault col gruppo Alpini in qualche maniera si oppongono a questo, anche perché Alpini, ricordiamolo, è l'unico costruttore che in questo momento ha due sole vetture una sola squadra. Bene, Bene. siamo veramente, ahimè, è giunto il momento di salutare. Tutto il nostro pubblico oggi avete mandato dei messaggi che ci hanno fatto emozionare perché avete dimostrato anche questa sera una grande una grande No, 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 no. una grande no sto dicendo no a Caruccio, no, 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 no. No, 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 no. 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 Togli, no, no, toglilo. no, no, no. Non no. c'è, non c'è, non c'è. No, no, devi toglierlo. Non c'è, non c'è. No, adesso perché Caruzzo, anche, anche alla fine di, di una mia frase eh, seria, deve fare il burlone da dietro le quinte. Comunque, veramente, grazie, grazie, grazie mille a tutti perché siete stati. Veramente calorosi, sì. ci avete seguito dall'inizio alla fine come abbiamo sentito qualche nostro telespettatore. Eh, non vedevate l'ora del giovedì sera, ma cosa farà Rachele Scoditti giovedì sera? Forse troverà il fidanzato, eh, vediamo se riesco a trovare <ride> questo fidanzato. Ma sì. magari... Fumanelli offriva gli spritz, quindi insomma, se vuoi unirti, no, beh, allora. esatto. il giovedì sera l'esmo spritz per tutti. Esatto, tra l'altro, io devo ringraziare oltre che naturalmente voi telespettatori, tutta la redazione di Telenova. Che mi ha dato questa grandissima possibilità. 39 puntate al timone di una delle trasmissioni più, del più importanti del motorsport italiano. Insomma, essere stato scelto per me è motivo di grande vanto. Dopo 20 anni che faccio questo lavoro, un tassellino eh, Rachele che vado a inserire nel CV e eh, gli occhi lucidi anche tu Ricky. no è perché c'è una zanzara <ride> no si è, emozionato, si è emozionato allora io vado a ringraziare per questa puntata tantissimo David Fumanelli grazie a te Ricky Federico Malvestiti grazie dell'invito Ludovica Guerra grazie Ricky ricordo una cosa e siamo a Natale, vicini a Natale. Siamo vicini a Natale. Tra l'altro sì, diretta. mancano perché oggi è il primo dicembre, siamo da. in diretta, giusto? Esatto. Poi ancora io vado a ringraziare tantissimo, oltre a tutta la redazione di Telenova, specialmente Ambra Fietta e Salvatore Aiello che per tutti i giovedì sera hanno coordinato in maniera magistrale la nostra trasmissione. E vado a ringraziare anche Antonio Caruccio che insieme a... La mia fida navigatrice. Ce l'abbiamo fatta, eh. Rachele Scoditti. Anni, anni, faremo anni. un grande magheggio ragazzi, mai esatto. visto in televisione. Visto. Devo prepararmi, aspetta che devo fare un po' di stretching. Eh, sei veramente ah. una cosa di 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 Allora, sei veramente tra poco caldamento faremo caldamento. sparire Antonio Caruccio, Antonio Caruccio. Finalmente non ci sei più! Eh, wow. è, insomma, ragazzi, no. è diventato un peco magnaia. Cucu. Questo, questo <ride> è uno dei più alti momenti di televisione dopo il signor Caccamo. Esatto. Allora, Antonio, grazie mille. Riccardo, è stato grazie. un odore, fatti baciare. Mua. 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 È stato un odore, Un odore, è stato un odore. Mua. Aspetta, mi fatti, fatti, fatti baciare. È grazie stato mua. un odore, e un privilegio. Grazie da mille, davvero tanto e grazie alla nostra Rachele Scoditti. Mua. Grazie, Riccardo, veramente è stato un grandissimo onore presentare insieme a te. Veramente. E noi, che dire, ragazzi? Diamo appuntamento al motorsport al 2023 e passate un bel periodo invernale e natalizio. Grazie a tutti! Ciao!